che si prolunga su per la montagna, ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo già considerabile era anche un castello e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre e, sul finir dell'estate, non mancava mai di spandersi nelle vigne per dire ad allure e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non ne scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte. Buonasera a tutti e grazie di essere qui così numerosi. Chi l'avrebbe mai detto che dietro uno degli incipit più famosi della nostra letteratura nazionale ci fosse Tata Emilia? Più di una babysitter, una istitutrice di famiglie in dell'alta borghesia milanese, una figura poi lo vedremo straordinariamente moderna, che si acquistò talmente la fiducia di Dolly Sander da diventare in qualche modo la sua mentor. E dobbiamo questa scoperta a Manuela Fontana, una duplice e talentuosa creatura, perché oltre al talento della scrittura anche il talento della ricerca, e non è sempre facile avere l'amore della ricerca coniugando una capacità di scrittura così brillante. Grazie per la tua presenza qui.